Milano ci potete spiegare i segreti di questo cambiamento? Io avrei da dire una cosa, però i segreti di questo cambiamento. Ma no, diciamo che non è che ci sono segreti. Secondo me abbiamo tirato fuori quello che eravamo noi, basta. Noi penso che abbiamo dimostrato negli anni scorsi di essere questi. Magari non una squadra bellissima da vedere, ma efficace, che sa quello che vuole, sa quello che deve fare in campo. Penso equilibrata, organizzata. Questi siamo noi. Il nostro obiettivo è quello di non prendere gol, penso lo si veda anche da fuori, è diventato il nostro mantra, cioè siamo tornati indietro ed è ritornato il nostro mantra e questo ci ha portato a fare punti. Ecco, quello che però, voglio dire, la qualità della difesa adesso sta uscendo, però mi pare anche che abbiate qualcuno di aiuto dal centrocampo, il centrocampo adesso la mano in più, la dà su una cervella, c'è sempre qualcuno a dare la palla, cioè tu oggi chiaro, qualche pallone l'hai buttato su, però... Sì, diciamo che sono tornati anche giocatori importanti come Bertoni, che per noi è un giocatore molto importante, però penso che sia cambiata un po' l'idea, abbiamo accorciato un po' le distanze tra reparti e quello ci aiuta. Dobbiamo migliorare ancora tanto perché secondo me possiamo ancora gestire di più il risultato e la palla, però penso che questo sia un buon punto di partenza. Cioè sembrate gente che ha cominciato il campionato adesso con la fame che avete, cioè la fame adesso sembra che abbiate fame, c'è un primo mister che recupero all'ultimo minuto di palla, c'è il fame. Sì, diciamo che ci siamo trovati lì, non eravamo abituati a stare in questa situazione, diciamo che gli altri anni abbiamo vissuto, io lo chiamo così, un sogno, perché a febbraio eravamo già salvi e giocavamo... Ci divertivamo e divertendoci siamo arrivati anche a traguardi importanti come il quinto posto. Quest'anno ci siamo catapultati in un'altra situazione che diciamo era molto più critica perché eravamo lì nei bassi fondi e piano piano con la fame e la determinazione siamo riusciti piano piano a rialzarci anche se non è ancora finita. Sì, quando arrivano i risultati ci si diverte tutti, penso, anche i tifosi che oggi ho visto numerosi a Seregno come penso non mai e quindi quando la squadra vince va bene, penso che ne giovino tutti. Sì, siamo ritornati a fare quello che sapevamo, comunque i mister che sono venuti sapevano benissimo quello che eravamo, sapevano benissimo da dove venivamo e niente, abbiamo solo schiarito le idee e ripreso i concetti dell'anno scorso, questo è stato diciamo il nostro mantra. Sì, perché ci siamo messi come obiettivo quello. Il nostro obiettivo primario era non prendere gol, perché quest'anno abbiamo avuto troppe defiance, troppe partite un po' così, diciamo, dove al primo errore ci ha lasciati un po' andare, abbiamo preso delle batoste, possiamo dirlo, come Renate, Vercelli, Lecco, abbiamo preso delle batoste. E allora siamo partiti da lì, da non prendere gol, perché sapevamo che comunque in qualche modo riuscivamo sempre a farlo il gol, come abbiamo dimostrato, magari domenica scorsa è un pochino più difficile perché comunque avevamo anche il Renate che era una grande squadra, oggi, anche oggi, nelle uniche diciamo due occasioni, perché non è che facciamo 20 occasioni a partita, quindi siamo ritornati a far quello, a stare corti e compatti e non prendere gol.